Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo nella 14ª parte di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 e quest'oggi finalmente inizieremo la saga degli androidi. Quindi vediamo subito. Ok, perfetto, quindi Trunks ci dice che ci sono androidi 19 e 20 e che il futuro da cui proviene lui è molto diverso. Quindi ragazzi, iniziamo subito. 3 anni dopo aver appreso la tremenda notizia da un ragazzo, gli androidi fanno la loro comparsa in città. Goku cerca di contrastarli, ma i suoi problemi cardiaci rendono vano qualsiasi sforzo. In quel momento arriva Vegeta. Perfetto, quindi iniziamo subito contro Android 19. E raga, non vi voglio nascondere, questa praticamente è la versione di Goku, forse una di quelle là che preferisco di più, proprio contro C19. Ok, quindi ci ha riferito Junior che è meglio non utilizzare gli attacchi di energia di aura. Vabbè, comunque. Oi, aitsu kanari tsurasou da. Sonna ni ki o sui torare chimatta no ka? Niente raga, non mi fanno finire di dire una cosa che praticamente parte subito il nuovo video. Ok raga, qui però secondo me non dovrebbe andare così, eh. Non dire... O forse devo perdere subito. Oh, ok, arriva subito Vegeta qui, eh. Vabbè, quindi ci hanno fatto combattere poco e niente con Goku. Anche se questo scontro fu abbastanza bellino, perché Goku non è che si comportò troppo male. A parte poi arrivò quindi la malattia e sapete tutti com'è andata a finire. Però ragazzi, pensateci se Goku non avesse avuto la malattia cardiaca, come sarebbe andata a finire qui? Secondo me li avrebbe devastati e praticamente la saga degli androidi non sarebbe nemmeno iniziata, eh. Mamma mia, Vegeta raga, Vegeta Super Saiyan. Cioè raga, è un qualcosa di pazzesco sta parte, eh. Io vi consiglio di andarvela a rivedere nell'anime perché è un qualcosa di favoloso. L'arrivo di Vegeta, il calcione che gli dà ad Android 19, mamma mia raga, troppo bello veramente. Ho dei ricordi davvero favolosi, anche di questa saga soprattutto. Mamma mia raga, che potenza Vegeta, assurdo. Lampo massimo, dovrebbe essere una sorta di lampo finale. Ok, perché dovrebbe fare il lampo finale come mossa suprema qui, no? Ok, proseguiamo. Yahari sonna tedo darou na. Iwanakatta ga na. Super Saiyajin ni naru to chotto kyoubou sei ga masu nda. Karui koufun joutai ni naru nde na. Kisamara itami o kanjinai nda rou? Lucky datta na. Ok, Vegeta ha detto che non sarà comprensivo come lo è di solito. Raga, ma dove Vegeta è comprensivo? Ditemelo. Per favore scrivetemelo nei commenti. Ok, possiamo anche proseguire, però abbiamo fatto la mossa. Quindi aspettiamo che termini e proseguiamo. Kyoufu o kanjiru no ka? Ningyo yarou demo.
Urae! Koitsu ga Super Vegeta no Big Bang Attack da! Cioè ragazzi, non mi sono venuti i brividi su questo attacco. Yahari konna mono ka. Hyoshi nuketa ze. Perfetto ragazzi, quindi anche questo scontro è terminato qui. È stato davvero figo, figo, figo e lo ripeto, è stato di nuovo figo. Vedere Vegeta Super Saiyan per la prima volta sconfiggere Android 19. Raga, bei ricordi davvero. Quindi ragazzi, anche se so che è stato molto breve come episodio, ci rifaremo con il prossimo, almeno spero e credo. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video.